giorno mi sono svegliato e da un momento all'altro saremmo partiti per l'Africa. Tutto succede un giorno, per caso ti appare un video di un cantante italiano che è Jovanotti, girato da Asmara. Bella, Asmara era... Guarda, quando sono venuto in Italia, ho visto case brutte d'Italia, mi sono scandalizzato perché Asmara era bella veramente. Vedi queste immagini bellissime, romantiche, di questo posto che stranamente non è Africa, cioè è Italia. La bellezza di queste immagini mi ha colpito, per cui dopo due giorni prendi un biglietto aereo e con tutta la famiglia vai in vacanza ad Asmara. Sapevo che Africa non vuol dire hotel 4 stelle, nel senso lì è tutto un altro mondo, non sono abituato e quindi l'ho preso un po' così. Però poi quando siamo andati ho scoperto che è un altro mondo, ma è un mondo veramente fantastico. È un bel posto, sai, gli italiani hanno fatto le cose belle veramente. E da subito capiamo che la nostra vacanza era passare il tempo a parlare con le persone. E man mano che andavamo avanti scoprivamo un mondo infinito e fantastico di storie. Di persone che veramente hanno vissuto di tutto. Ero un ragazzino, 8 anni avevo, dovevo fare il prete, sono scappato, non volevo farlo. Io ho chiesto a un signore vicino a Asmara se voleva operare come pastore. Questo signore mi ha detto di sì, non mi dava soldi, mi vestiva, mi dava da mangiare, così. Alla fine ho trovato un lavoro falegname in Asmara. Sono andato a falegname, non mi piaceva falegname, però mi piaceva biciclette. La bicicletta è lo sport nazionale in Eritrea. Ma è veramente una roba incredibile, è come da noi il calcio. Quando sono arrivato a 12 anni, sono andato a fare meccanico biciclette. Ho cominciato una sportiva a fare manubrio da corsa, pedale da corsa. Ho fatta io la bicicletta, ho cominciato a correre. E noi abbiamo assistito a una gara di biciclette con 30.000 persone ad assistere. Tantissime persone che guardano una corsa, pagano per vederla. Hanno un tifo veramente fantastico. E quindi ti fa capire quanto è amato questo sport. Facevo un sacco di sacrifici perché io di notte mi allenavo. Alle 2 di notte mi alzavo per andare a allenarmi. Alle 6 ero a lavorare. Il mio datore di lavoro di biciclette mi ha visto come facevo lavoro, come correvo, e lui mi ha dato il nome. Gigna è gigante, è la stessa cosa. Gigna vuol dire che è forte. Sia io che mio figlio siamo due appassionati di ciclismo e quindi vorremmo girare l'Eritrea in bicicletta e andare a scoprire queste storie e andare a intervistare le varie persone che possiamo conoscere lungo il nostro viaggio e portare un piccolo aiuto a chi ne ha bisogno. Infatti vorremmo che le nostre biciclette poi rimanessero in Eritrea donate a dei ragazzi meritevoli in modo tale che loro possano perseguire il loro sogno e magari un giorno diventare il gigante dell'Eritrea.